qua a Rapallo abbiamo avuto delle grandi difficoltà con una recente mareggiata che ha sconvolto il litorale della nostra città, però noi non ci siamo lasciati scoraggiare e abbiamo portato a casa un'edizione stratosferica con 650 partecipanti. Abbiamo scelto di sostenere questa manifestazione qua a Rapallo perché siamo legati anche sentimentalmente a questo luogo e poi la vita è fatta di momenti belli ma anche di momenti difficili. Quando nella vita dobbiamo affrontare degli ostacoli ci vuole la stessa grinta, lo stesso entusiasmo che Rapallo's Race propone a chi partecipa e ai tanti spettatori che godono di questa bella manifestazione. C'è quindi una lotta contro il tempo ma anche contro gli ostacoli. Ci vuole intelligenza e fatica e alla fine la soddisfazione però è garantita. Siamo sotto la pioggia, una giornata particolare. Sarà veramente una dura prova per tutti i partecipanti. Quest'oggi la gara è partita sotto un'acqua battente. Avevamo molte difficoltà per questi atleti, quest'oggi con l'asciutto figuriamoci col bagnato. Oggi con l'acqua ha reso qualcosa, un pizzico in più di suspense, soprattutto verso il finale. Proprio qui siamo nella parte più tecnica del percorso, gli ultimi tre ostacoli, multi righe, 10,80 m di prese davvero impegnative, una corda di 10 metri, l'arrembaggio e poi il temibile Fly Monkey che ha mietuto vittime. Tantissimi atleti che speravano di qualificarsi anche per i mondiali, perché da quest'anno Rapallo's Race qualifica per i mondiali delle corse d'ostacoli, si sono visti tagliare il braccialetto. Davvero bella, poi gli ostacoli con la pioggia sono ancora molto più faticosi, molto più faticoso passarmi. Fuori legami. Sono stati tutti molto bravi. Non manca molto, è fatta. Loro sono i vincitori Rapallo's Race 2019. L'applauso del pubblico.